Oggi unboxing, perché sono, cos'è, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, quindi praticamente 5 giorni che ho questo poco qua e non ho ancora aperto, quindi direi che potrei anche aprirlo, visto che tra l'altro potevo farlo uscire per il day one, non l'ho fatto, quindi sono un po' pirla, quindi un pochettino mi fa sembrare pirla. Allora, questa è una collector piccolina. L'ho prenotata a ottobre. Sì, mi sembra ottobre. Cacchio, piccolina o un botto piccolina? Metà della scatola. Qui c'è altro? No. Allora, oltre la polvere dell'imballaggio abbiamo, di per sé abbiamo il gioco, la collector, che si chiama TV Edition, ok? E questa cosa che non so cosa sia, che insieme, cos'è? È il calendario del 2021 di Little Nightmare 2. Mi hanno regalato, penso GameStop a questo punto sia una cosa che per chi faceva il pre-order davano insieme, come fecero per la collector di Cyberpunk che diedero il fumetto insieme, il calendario praticamente con le scenettine ogni mese, con anche delle cose scritte. Diciamo che è proprio un modo per fare pubblicità, è molto tipo cartellino pubblicitario da scrivania. Carino, è una cosa in più, fa collezione. Ora andiamo a questa velocissima collector, perché ci sarà il gioco e l'action figure, mi sembra, se ricordo bene. Tra l'altro sembra più tantina. Allora, scavichiamo così, mettiamo qui. Allora, si presenta frontalmente così, come effettivamente ha il form factor della cornice di una TV degli anni, penso, 90 all'incirca, con anche i lati effettivamente a mo' di vecchia TV tubo catodico, diciamo, e il dietro che fa vedere anche un po' il rigonfiamento. Mi accingo a prelevare prima tutto il contenuto che non è l'action figure. Allora, abbiamo il gioco per Nintendo Switch. Ho deciso di prenderlo perché è un gioco che comunque non richiede una grandissima grafica, quindi ci stava bene in una console portatile come la Nintendo Switch, che penso che nella confezione non abbia niente a parte la schedina di gioco. No, abbiamo un codice che avrete visto, ma non mi importa, che è un codice per... penso delle cose in game, e un codice per avere i punti nel Bandai Namco per riscattarli volendo. The Art of Little Nightmare, bellissimo, io lo sapete, ormai l'ho già detto in tutte le salse, la cosa che adoro delle collector è effettivamente l'artbook, che è veramente bello, non mi aspettavo, è fatto da Dio. Bellissimo questo artbook. Devo procurarmi ancora la collector del primo Little Nightmare, che magari è simile l'artbook, non lo so. Abbiamo degli sticker, un normalissimo foglio con gli sticker, che si... boh, gli sticker sono sempre una cosa che mi trigger un po'. E abbiamo lo steelbook, che però è in form factor disco. Ah, perché in verità dentro la steelbook c'è la colonna sonora in disco di Little Nightmare. Così è come si presenta la steelbook, un po' impolverata tra l'altro, questi cosi tipo, non lo so, psichedelici. Si può dire così, non lo so. Va bene. Figo, devo dire molto molto figo. E teoricamente l'ultimo pezzo è questa, che sarebbe la action figure. Piccolina, ma devo dire carina. In cui stanno tirando fuori il nostro personaggio, che ahimè non mi ricordo come si chiama, perché ho giocato l'uno solo in demo. Stanno tirando fuori il nostro personaggio dalla TV, come si può vedere qua. Ed è questo personaggio che, se non sbaglio, deve essere di questo capitolo, perché non mi ricordo ci sia nel primo.
con la testa in una busta. Figo, figo, molto molto figo, con sotto semplicemente scritto Little Nightmare 2. Bene, carino, mi sembra una collector più che adatta al prezzo che l'ho pagata, che probabilmente costava, mi sembra, 10 euro in più di quanto costa un gioco normale di listino, quindi mi sembra di averla pagata 80, mi sembra. Quindi non è un, soliti prezzi delle collector esagerate, quindi devo, mi sento di consigliarla a chi vuole comunque comprare una collector di un gioco che, vabbè, di sicuro deve conoscere, perché non stai a comprare collector di giochi che non conosci. E che vuole comunque iniziare ad avere qualche collector senza spendere i capitali, tipo la collector di Cyberpunk che è costata l'ira di Dio, o la collector di Detroit Become Human, che tra l'altro spero abbiate visto il repost dell'altra settimana. Io vi ringrazio, ringrazio la mia regia che non si è palesata, però oggi abbiamo una regia. Vi ringrazio per la visione, lasciatemi un mi piace perché so che tanto gli unboxing sono una dei format che porto più volentieri sul canale, che vi piacciono. Io vi sallustro, mi raccomando, trovate il link dei miei social di Twitch in descrizione. Ciao!